2, 1, azione. Ciao Marco Ciriaci, buonasera, siamo qui con il patron di Miss Universe Italia, con finaliste, ciao. Con due delle finaliste, arrivate da poco perché ieri c'è stata la giornata forse più importante, passaggio in giuria. E lunedì mattina sono arrivate le 80 prefinaliste da tutta Italia, da tutte le regioni italiane. Colgo l'occasione per fare veramente un complimento immenso ai nostri agenti regionali che hanno lavorato molto bene sul territorio, quindi da loro parte tutto il frutto di questo immenso lavoro. Bene. Lunedì mattina sono arrivate, le abbiamo fatte rilassare, hanno fatto il consueto check-in in hotel, dopodiché l'attendeva il passaggio giuria, che è la fase più importante. È la fase più importante, ma allo stesso tempo anche quella più dura a livello sentimentale, soprattutto per noi che siamo una grande famiglia, perché c'è stato sì il loro passaggio. Io mi sono portato le veline oggi, vedi? La bionda e la mora. Splendide. La bionda e la mora, sono carinissime. Però abbiamo dovuto anche salutare una parte delle nostre ragazze e lì il cuore, poi soprattutto per me che sono un po' in questo estremamente sentimentale, non riesco a fare questo lavoro solo facendo il professionale. Ci metto anche il cuore, soprattutto. Quindi oggi ci sono stati i saluti, quindi sono passate da 80 a 30, che saranno le partecipanti del reality. È iniziato oggi. Bene. Nel mio paese d'origine, l'Ariano, che amo e tu lo sai. Sì. E nel quartier generale di un grande amico, perché è una grande azienda e perché comunque fa parte del motore di questa nazione, dell'Italia. E io sono innamorato di questo. Ho voluto legare il reality alla bellezza italiana nel mondo, ma alle realtà produttive nel mondo, perché credo che l'Italia non abbia da invidiare nulla a nessuno, anzi, forse mi allargo anche di più, siamo i numeri uno su questo. Questa è un'azienda, Visual Express, sì, di Daniele e Claudia, che va alla grande e è l'esempio lampante di come una famiglia ha lavorato bene e i figli continuano a farlo in maniera egregia. Partner ufficiale di Miss Universo Italia, Miss Universo Italy, noi siamo qui, gli abbiamo rivoluzionato l'azienda perché stiamo facendo shooting, foto, c'è il nostro regista Dele Bacconi che sta girando, la nostra inviata Simona Pappalardo, insomma un bel lavoro sul territorio. Una bella invasione anche una bella per loro. Invasione di 30 bellezze meravigliose. Domani sera ci sarà un'eliminazione, quindi ci saluteranno altre tre ragazze. Sì. Altre tre ci saluteranno venerdì e sabato mattina, proprio come in un vero e proprio reality, sabato mattina daremo l'annuncio delle 24 finaliste nazionali. E per finire ti do una chicca. Dimmi. Un grande presidente di giuria, siamo andati a prenderlo addirittura in California, avremo il bello di Beautiful, Thorn di Beautiful, Clayton Norcross sarà colui che insieme a me posizionerà la corona sulla Miss Universe 2021, Miss Universe Italia 2021. Lo faremo insieme. Bene, questa meravigliosa corona che ho fatto realizzare a Bangkok in Thailandia. Sì. Una corona di orchidee? Allora, ti dico che è una cosa meravigliosa perché è stata disegnata sullo schema di Leonardo da Vinci. Una cosa eccezionale. Da fantascienza, quindi ci siamo superati, guarda, brilli. Noi siamo adesso molto curiosi, quindi nell'augurarvi un grande in bocca al lupo, vi seguiremo. Lunga vita al lupo. Vi seguiremo. Facciamo la loro due in bocca al lupo. A Tania. Tania e Anastasia. E Anastasia, Avellino e Puglia, giusto? E Puglia. Allora un grande in bocca al lupo a tutti quanti voi e ovviamente simbolicamente a tutte voi ragazze. A presto, grazie Marco, grazie. Simona Pappalardo, influencer, attrice e presentatrice televisiva. E fai parte di questo reality, Miss Universe Italia, ed hai un ruolo particolare, ce lo spieghi? Certo, ciao Dariana, piacere di stare qui con te. In questo momento io sono l'inviata del reality di Miss Universe Italy e ho anche il ruolo di coach social. Coach social perché? Perché al giorno d'oggi è molto importante avere dei social con dei buoni contenuti, perché il social è diventato veramente un mezzo di comunicazione molto importante e le nostre miss che andranno in finale e poi la nostra miss che andrà
alla finale veramente ad Israele a dicembre, deve avere un profilo pulito, un profilo con delle foto originali, con delle luci buone, quindi è molto importante impostare anche un certo tipo di lavoro per quanto riguarda i social, appunto. Certo. Quindi questo è il mio ruolo e io spero di aiutare tutte loro ad alzare il livello nei loro mezzi di comunicazione. Sicuramente sarà così. Grazie Simone, buon lavoro. Grazie mille anche a te. Macchine pronte? Buonasera, siamo alla presenza di Daniele Simonetti, titolare di Visola Express, e del vice sindaco di Lariano, Claudio Crocetta. Cosa, un commento a caldo dopo quest'ondata di gioventù, di belle ragazze pre-finaliste di Miss Universe Italia? Beh, sicuramente per noi è un grande onore e piacere averle avute qua al nostro negozio. È stata un'invasione, questo... un'invasione di ragazze, belle di ragazze, bellezza. Sì. E spero che... Aspettiamo la finale, Sì, aspettiamo. Però sono tutte belle e brave. Belle e brave, sì, sono state veramente tutte belle e brave. Bene. Per me è un onore, insomma, avere avuto qua Lariano, soprattutto nel negozio di Daniele, Visola Express, le finaliste di Miss Universe Italia, quindi danno lustro sia a Lariano ma sia all'attività di Daniele, che è una delle migliori attività non solo di Lariano ma di tutta la regione Lazio. La sua professionalità, di Claudia e anche del padre, sono un'eccellenza per Lariano per quanto riguarda gli occhiali, quindi occhiali da vista, occhiali da sole. Quindi ringrazio Daniele e anche Miss Universo che ha fatto tappa a Lariano. Grazie a voi. Ringrazio Claudio che c'ha sempre un pensiero per noi e... Bene. E sono orgoglioso di lui. Buona serata. Grazie a voi. Ciao. Noi siamo Miss Universe!